sottoscritto in prefettura Isernia il protocollo di legalità relativo alla realizzazione dell'8-0, la strada che collegherà il bivio di Pesche al chilometro zero della Isernia Castel di Sangro, all'altezza dello svincolo per Miranda. Nel salone di rappresentanza presenti vertici ANAS, le forze dell'ordine territoriali, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, oltre ovviamente all'appaltatore, la Vianini Lavori di Roma. Protocollo di legalità che mira a garantire e a tutelare l'economia legale, quindi ad evitare qualunque forma di infiltrazione della criminalità organizzata, tutelare l'economia legale, tutelare i lavoratori, tant'è vero che questo protocollo di legalità segue un analogo protocollo che è stato siglato proprio da ANAS, il commissario straordinario, con le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. E con una collaborazione così stretta attraverso i protocolli di legalità noi possiamo collaborare con le forze di polizia e con le istituzioni affinché attraverso tutto un sistema strategico di controlli sul territorio operativi all'interno dei cantieri, quindi attraverso i giornali di cantiere è possibile verificare chi entra e chi esce, quali sono le autovetture che transito e tutto quello che avviene all'interno e all'esterno del cantiere. La progettazione esecutiva sarà completata come prevista ai tempi di contratto nei 90 giorni, quindi per la fine di settembre sarà ultimata la progettazione esecutiva, a cui seguirà la fase di verifica ovviamente approvativa di questa ultima fase progettuale che consentirà poi l'avvio dei cantieri che cercheremo di concretizzare entro l'anno. Tra l'altro con tempi contrattuali molto stretti, ridotti già nella fase di gara a circa 2 anni, e quindi i tempi sono davvero molto molto stretti e incalzanti. Dentro al Palazzo di Governo la firma del protocollo. Davanti alla Prefettura il presidio del Comitato No L'8-0, che reputa l'infrastruttura inutile e dannosa, ma soprattutto illegittima. Siamo di nuovo qui questa mattina per fare un presidio rispetto all'incontro che si sta tenendo in prefettura, per ribadire da un lato il nostro no di nuovo a quest'opera che è costosa, inutile e pericolosa, e per porre una domanda al prefetto, una domanda molto precisa. Lei sta incontrando i vari rappresentanti istituzionali, ma l'ANAS ha fatto una domanda fondamentale che è questa: c'è nel progetto la cosiddetta alternativa zero, l'opzione zero? Se non c'è questa è un'opera che noi consideriamo illegale, non è stata mai presentata questa documentazione e senza questa documentazione quest'opera non ha ragione di esistere. Sono andato a sessionire recentemente